L'ultimo anno è stato entusiasmante ma molto difficile. Il Movimento 5 Stelle si sta affermando come prima forza politica del paese e come forza capace di governare. I cittadini ci hanno dato fiducia in due grandi città come Roma e Torino e in tante altre, anche grazie ai risultati che abbiamo ottenuto nei comuni che amministriamo da più tempo. È dalle città che stiamo realizzando i 20 punti del nostro programma per uscire dal buio del 2013, quei punti che Beppe ha portato in tutta Italia girando con un camper durante il memorabile Tsunami Tour. L'idea di paese che raccontava nelle piazze e tutti dicevano fosse impossibile oggi è diventata possibile. Livorno e Pomezia hanno il reddito di cittadinanza sperimentale e abbiamo cacciato Equitalia da molti dei comuni dove governiamo. Abbiamo restituito 17 milioni di euro dei nostri stipendi per rilanciare le piccole e medie imprese. A Roma abbiamo appena tagliato le auto blu dei consiglieri comunali e a Torino gli staffisti inutili di Fassino. Stiamo facendo quello che abbiamo detto e dobbiamo esserne orgogliosi. È stato anche un anno segnato dalla morte improvvisa di Gian Roberto, il cofondatore del Movimento 5 Stelle insieme a Beppe. Lui ci ha lasciato, ma la sua eredità è enorme e ognuno di noi ha uno di quei palloncini di cui parlò Davide, suo figlio, il giorno del suo funerale. Gian Roberto ci ha lasciato in mano il palloncino del reddito di cittadinanza, dell'abolizione di Equitalia, della lotta alla corruzione, dei due mandati a casa, del rilancio della piccola e media impresa, della sanità pubblica, dell'acqua pubblica, dell'energia rinnovabile e tanti, tanti altri. Ognuno di noi portavoce, ognuno di noi cittadini attivi ha i suoi palloncini e ogni giorno lottiamo con tutte le nostre forze per farli volare alto e insieme ci stiamo riuscendo. Italia 5 Stelle a Palermo il 24 e il 25 settembre sarà il momento in cui ci ritroveremo tutti insieme, ognuno con il suo palloncino, per incontrarci, condividere idee ed esperienze, ma anche e soprattutto per preparare insieme il nostro programma di governo. Siamo coscienti che manca poco e siamo pronti ad accogliere questa sfida, cambiare il paese. Sarà un programma di governo per i cittadini perché scritto dai cittadini. Sarà un programma di governo il più partecipato possibile. Fanno di tutto per diffamarci, per dividerci, lo state vedendo. Per eliminarci sono pronti pure a riscrivere la legge elettorale con il solo scopo di impedirci di andare democraticamente al governo. Ma se non molliamo e restiamo uniti, non potranno mai arrestare questo processo inesorabile di cambiamento che è già in atto. Ci vediamo a Palermo il 24 e il 25 settembre con Beppe, con i nostri sindaci, i nostri consiglieri comunali e regionali, i nostri portavoce in Parlamento, con tutti i cittadini che vogliono dare un contributo. Nessuno di noi può permettersi di mancare. Vi chiedo anche di sostenere l'evento con una piccola donazione. Voi lo sapete, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali perché sappiamo che possiamo contare su di voi, su questa enorme comunità del Movimento 5 Stelle. Quindi, se potete, sostenete Italia 5 Stelle anche con una donazione. Ciao a tutti!